Buonasera. Speciale elezioni, come sapete, il 10 giugno ci sarà il rinnovo di alcuni comuni, anche qui in Liguria. I nostri, quelli più vicino al nostro bacino d'utenza, sono Camogli e Sestri Levante. Partiamo questa sera con i candidati al comune di Camogli e sarà una serata che sarà condotta insieme a me dal direttore responsabile di Piazza Levante, Matteo Gerboni, che è qui Buonasera a tutti. accanto a me. Ovviamente abbiamo pensato di fare questi incontri elettorali in collaborazione con il settimanale online Piazza Levante e quindi il motivo per cui il direttore Gerboni è qui è proprio per questo. Abbiamo deciso appunto di organizzare questi dibattiti che poi troverete ancora, diciamo, documentati su Piazza Levante. Quella che sta per iniziare è una serata preziosa, un importante appuntamento che per ascoltare quelle che sono le proposte, per decidere a chi affidare il proprio compito di amministrare in questo spazio, porremo ai candidati alcune domande, sia per tratteggiare il loro profilo personale che per farci spiegare cosa si propongono di fare. Do un attimo la parola a Matteo Gerboni per documentare quello che sarà fatto e pubblicato su Piazza Levante. Sì, giovedì in occasione dell'undicesima uscita di Piazza Levante dedicheremo molto spazio ai candidati sindaci di Camogli e di Sesti Levante con il video integrale di questa intervista con una presentazione di una decina di righe di ogni candidato che con grande sintesi proporrà le sue priorità qualora dovesse diventare il sindaco in carica. Credo che sia uno sforzo importante per far capire con grande chiarezza agli abitanti del comune quali saranno le priorità, quali gli elementi fondanti del proprio mandato per aiutare l'esercizio del voto domenica prossima. Ecco, e quindi partiamo perché chiaramente il tempo è tiranno, voi sapete che abbiamo delle regole, quindi le dico per i candidati e che per chi ci ascolta. Le domande saranno per tutti le stesse, il tempo massimo a disposizione per ciascuna risposta sarà di 3 minuti a candidato. Oltre, avremo ancora 3 minuti, in finale per fare un appello al voto e ancora 3 minuti saranno dati a ciascun candidato per replicare a qualcosa che viene detto dai suoi competitors in base a quello che appunto ritengono di poter fare. Il primo giro di domande rispetterà l'ordine preciso, così come le troverete sulle schede elettorali, e poi faremo chiaramente il giro inverso. Prima di partire ancora con le domande, daremo ai sindaci 2 minuti per presentarsi e per raccontarci, diciamo, chi sono da un punto di vista personale e, diciamo, una piccola presentazione e anche politico. E quindi passo immediatamente nell'ordine a presentarvi i candidati al comune di Camogli. Come ho detto prima, è doveroso, dire che ne manca un candidato, non è riuscito a raggiungerci, non è riuscito neanche ad avvisarci. Comunque si tratta di Samuele Camarda, che troverete infatti al primo posto nella scheda elettorale, che per Carlo Carpi insieme per Camogli è candidato sindaco. Segue al numero 2, quindi il primo ospite che vi presento, Giuseppe Pippo Maggioni, il quale è diciamo, la sua lista è la città di tutti. E ancora Giovanni Cichero, Camogli Inn è la lista che lui guida. E ancora Claudio Pompei, buonasera a lei, Claudio Pompei che è Camogli nel cuore Esatto. relativo a questa lista, e abbiamo ancora Francesco Olivari che è il sindaco uscente di Camogli per Scelgo Camogli. E partiamo quindi allora brevemente con questi 2 minuti di presentazione appunto da Pippo Maggioni. Io sono avvocato penalista, diciamo che ho maturato una certa esperienza amministrativa, sono già stato sindaco della mia città
per due mandati, dal 98 al 2008. Ho continuato poi a sedere in consiglio comunale, adesso sono presidente del consiglio comunale. Ho fatto esperienza, diciamo, politico-amministrativa anche altrove, nel senso che sono stato presidente dell'area marina protetta per un triennio proprio nella fase istitutiva, e devo dire che è stata un'esperienza molto, molto interessante e anche per me molto importante, perché mi ha consentito di accompagnare insieme ai colleghi sindaci di Portofino e di Santa Margherita e anche agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, l'Università, la Provincia, la nascita di questo ente che credo dopo qualche difficoltà iniziale ha dato buona prova e ha dimostrato capacità di favorire lo sviluppo e la tutela del territorio. Ho fatto anche un'esperienza in consiglio regionale e adesso sono di nuovo qua a Camogli a propormi come candidato sindaco. Grazie, se non li utilizzate tutti i minuti andranno poi a vantaggio del dibattito. E quindi Giovanni Cichero, giusto, che si presenta, prego. Candidato sindaco per Camogline, sono avvocato del Foro di Genova, sono mediatore presso l'organismo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, sono sposato, ho 4 figli, per questo sono una sorta di rappresentante professionista nei consigli di classe, sono presidente del locale consiglio di istituto, quindi dell'istituto comprensivo di Avegno, Camogli, Recco e Uscio. Sono stato consigliere comunale, ho fatto opposizione per questi 5 anni, sono stato un po' il recordman delle presenze in consiglio, in commissioni, poiché ho partecipato a quasi tutte le commissioni, ero all'interno di quasi tutte le commissioni, ho maturato quindi questa esperienza, mi presento con una lista civica. Sono stato anche in passato, ahimè, giocatore di pallanuoto nella Rarinantes Camogli. Direi che ecco, il biglietto da visita è questo. È questo. Grazie. Grazie, e proseguiamo con Claudio Pompei, giusto? Prego. Sì. Sono tecnico di cardiochirurgia al San Matteo di Pavia. Da 2 mesi e mezzo mi sono trasferito qua a Camogli e ho costruito insieme ad altre persone questo progetto politico nuovo di aggregare tutta l'area di centrodestra e che andrà a supportare la mia lista civica che si chiama appunto Camogli nel cuore. Sono padre di 3 figli, ho conseguito una laurea specialistica in scienze sanitarie e un executive master in Bocconi nel management delle aziende sanitarie. Sto portando a termine un master in neuroprogettazione perché ritengo che la figura del sindaco debba avere per forza delle capacità e delle conoscenze anche a livello di progetti europei per poter realizzare quelle aspettative e quelle opere che la cittadinanza richiede. La mia lista va appunto ad essere composta da rappresentanti del territorio e cercando di aver tenuto l'età media della nostra lista abbastanza bassa, con un ricongiungimento, un ricollegamento alla politica camoglina, in modo tale da avere quell'esperienza e quella conoscenza della macchina comunale che tanti giovani insieme da soli non avrebbero saputo garantire. Grazie. La ringrazio. E quindi Francesco Olivari, lo ricordo, sindaco uscente, e scelgo Camogli e la lista. Prego. Sì, sono nato a Camogli nel 1965, quindi devo compiere 53 anni, sono sposato, ho 2 figli di 12 e 15 anni, ho fatto prima del sindaco alcuni mandati come assessore e ho svolto la carica di presidente del parco di Portofino per circa 9 anni. Svolgo la professione di geologo in quanto sono laureato all'Università di Genova in scienze geologiche e faccio il libero professionista. La ringrazio. Partiamo con il vivo delle domande. Matteo, a te. Io partirei dalla questione PUC. Partiamo da Maggioni, ovviamente. Esatto. Se ne parla da tanto tempo, vi chiedo se è una priorità e se sì, in quale misura ritenete di dover o di poter coinvolgere gli abitanti di Camogli. È
evidentemente una priorità, nel senso che noi abbiamo un piano regolatore che è scaduto, quindi si tratta di riprendere in mano l'idea di territorio e di formalizzarla in linee di indirizzi operativi. Mi pare quindi che sia sicuramente una delle questioni di cui ci si dovrà occupare da subito. L'attività preparatoria, quindi gli studi descrittivi del territorio, anche socio-politici, socio-economici, sono già in fase avanzata, quindi diciamo che è un lavoro che si trova la possibilità di avanzare su basi che sono di fatto già realizzate. Credo che sicuramente quando si va a realizzare, a immaginare uno strumento di programmazione, tra l'altro di questa importanza, ci debba essere un coinvolgimento del territorio, della cittadinanza, delle associazioni, direi di tutti quegli organismi e di tutte quelle entità che possono dare un contributo in questa direzione. Ovviamente queste indicazioni debbono poi essere mediate dagli amministratori. Credo che la linea guida fondamentale debba essere quella di evitare ulteriori consumi del territorio e di limitarsi ad intervenire laddove ci sono situazioni di fatiscenza o comunque di degrado, e quindi sostanzialmente, con una formula ormai abusata ma efficace, andare a costruire soltanto sul costruito. La ringrazio. Puc, elemento essenziale per la programmazione e per i Camogli di domani, è necessario farlo, è necessario coinvolgere gli abitanti, le associazioni e tutte le persone che hanno e avranno ovviamente delle indicazioni. Il rammarico ovviamente è quello che 5 anni fa nel programma di Olivari e di Magioni avevamo letto che il PUC era una priorità, e oggi siamo di nuovo qua a parlare di PUC. Bene, ce ne siamo anche accorti, perché in questi 20 anni di amministrazione purtroppo si è agito a spot. Le grandi opere che sono state fatte senza un nesso, senza un costrutto, senza un collegamento, creando quindi confusione. Abbiamo anche degli esempi quindi di opere che non hanno avuto il loro corso, non sono state legate una con l'altra. Parliamo dell'Allega, sulla quale da sempre ci sono stati diversi progetti, si doveva fare il campo sportivo, oggi c'è un parcheggio, i parcheggi che non sono comunque mai stati fatti, le precedenti amministrazioni hanno sempre dato importanza a questo e in realtà oggi i parcheggi non li abbiamo ancora. Progetto ovviamente dello scalo ferroviario che noi, io in particolar modo, ho sempre contestato, e oggi comunque non è stato realizzato. Che fossero i box che le attuali amministrazioni vogliano realizzare o i migliori posti a rotazione, comunque oggi non ci sono. Quindi un problema aperto anche questo, un problema di programmazione ancora aperto è quello dell'hotel che è stato dai camogliesi chiamato Fornetto Sea Arts, ma in realtà mai aperto, nonostante siano quasi 10 anni che sia stato progettato, e così via. Il mercato coperto che è stato demolito e mai ricostruito, erano spazi pubblici importanti, un tetto dove si potevano fare tante cose, dalle associazioni, il commercio, eccetera, e non lo abbiamo. Addirittura oggi vari candidati dicono che lo lasceremo così, una piazza. Io sfido chiunque ad abbandonare dei metri cubi coperti di casa propria e dire bene, adesso ci piace la piazza. Erano valori importanti. Quindi ritorno alla domanda principale, PUC sì, PUC fortemente, PUC insieme alla città. Grazie. Grazie. Giovanni Cicchero, Claudio Pombecchio, scusa. Il PUC sarà quello strumento fondamentale alla base della nostra azione di governo, che andrà a raccordare l'amministrazione comunale, se saremo noi a essere eletti, con la cittadinanza, avendo l'onore di designare un professionista che ci accompagnerà in questo percorso. Il PUC andrà, come lo interpretiamo noi, a riqualificare quelle zone che possono portare uno sviluppo economico al Paese, inquadrandole nel miglior contesto possibile, sia di sistema paese, sia di sistema regionale. Sicuramente noi non vorremmo, e non lo faremo, creare delle strutture
nuove rispettando il territorio. Ma sicuramente all'interno del nostro PUC ci sarà sempre un sì per la libera imprenditoria che abbia voglia e la possibilità di investire all'interno della sua attività, sempre garantendo una ripercussione positiva, un impatto positivo a livello della cittadinanza. Grazie. Grazie a lei per la brevità. Francesco Olivari. Sì, il PUC è una delle priorità di qualsiasi amministrazione. È fondamentale il coinvolgimento dei cittadini per capirne le esigenze. Noi in questi ultimi mesi abbiamo fatto una ricognizione su quello che è accaduto con l'applicazione del vecchio piano regolatore, quindi abbiamo monitorato le opere che sono state realizzate e quelle che non sono state realizzate e abbiamo cercato di capirne anche i motivi. Le linee guida che dovranno guidare la redazione di questo piano urbanistico comunale sono quelle dettate dalla tutela del territorio, dal recupero del patrimonio edilizio esistente, da incentivare il presidio del territorio attraverso il recupero del patrimonio degradato, dei muretti a secco, e poi bisogna anche tenere conto dei volumi inutilizzati al momento a Camogli, faccio l'esempio dei due edifici del vecchio ospedale. È tutto? Tutto. Grazie. E partiamo con la seconda domanda e il primo a rispondere sarà Giovanni Cichero, in maniera che la domanda è, il problema, l'ha un po' anticipata comunque, il problema dei parcheggi a Camogli è da sempre un argomento che tocca molto l'opinione pubblica e la politica stessa. Qual è la soluzione sua, quella che propone in questo senso? Allora, i parcheggi ovviamente sono stati oggetto da molti anni di promesse, soprattutto la parte riguardante lo scalo ferroviario a Camogli, grandi contestazioni, grandi difetti anche secondo noi, poiché è stato scelto come priorità quello di realizzare dei box. Allora, realizzare dei box in vendita a privati significa non andare incontro a quelle che sono le esigenze della città. Cioè la città, il commercio, le persone hanno bisogno di posti a rotazione, hanno bisogno di poter scendere in paese e di trovare posto. Il box questo non lo garantisce, sappiamo benissimo che anche quantitativamente è migliore la scelta di posti auto perché nello stesso spazio ce ne stanno molti di più, sappiamo che i box si prestano anche ad utilizzi promiscui, da Miggiana alla Barca a quant'altro, e quindi l'idea nostra è quella sicuramente di privilegiare i posti auto rispetto ai box. Per quanto riguarda il progetto dello scalo ferroviario, noi riteniamo che si debba perseguire una riduzione drastica dell'impatto ambientale di quest'opera, perché è veramente smisurata. Tra l'altro portare le auto all'interno del paese con le strade di accesso che sono particolarmente piccole, i SUV, bastano due SUV per intasare Corso Mazzini, dove peraltro non c'è un marciapiede. Noi ad esempio proponiamo come prima opera, diciamo, da iniziare nei 100 giorni e da portare in cantiere, quella di realizzare un marciapiede a sbalzo in Corso Mazzini per dare la possibilità alle persone di camminare. Quindi ci sono anche diverse priorità di obiettivi. Ovviamente si sono persi tante occasioni a Camogli in questi anni per poter realizzare i posti, i parcheggi all'ingresso del paese. Ci sono ancora forse delle possibilità da analizzare, proprio la zona di cui parlavamo prima, anche degli ospedali, potrebbe prestarsi in caso di lavori, di riqualificazione, anche ad ospitare una parte dei parcheggi, onde evitare l'ingresso nel paese. Le alternative che poi noi diamo al trasporto, che riteniamo prioritario anche per quanto riguarda l'interno del paese, è quello di vedere se si riescono a realizzare delle piastre per poter attraversare il paese con dei mezzi elettrici e quindi favorire il trasporto di persone e anche merci attraverso questi mezzi. La ringrazio. Grazie. Claudio Pompei. Il parcheggio è sicuramente una delle nostre più grandi priorità, ma anche più grandi preoccupazioni. Noi ci andremo, qualunque amministrazione verrà scelta, a inserire su già un progetto consolidato che verte in due lotti, uno privato e uno pubblico. A oggi si comincerà a costruire, per appunto scelte che ereditiamo,
quello privato, sono 225 garage privati. Noi proveremo con la miglior contrattazione possibile a riorganizzare gli spazi interni. Ogni due garage possiamo fare tre posti auto a rotazione, garantendo un certo numero di garage per dare al costruttore la compatibilità dell'opera e per dare quei posti auto che i cittadini di Camogli e i commercianti di Camogli hanno bisogno. Cito un dato: ogni domenica circa il 15% delle prenotazioni va in fumo nei ristoranti perché le persone prenotano verso l'una e mezza, forse di girare, cambiano paese. E questo è un dato che non vorrei più che capitasse. Ma non c'è soltanto lo scalo ferroviario. Camogli ha bisogno di un sistema a parcheggio. Noi abbiamo il problema dei pullman, i pullman Gran Turismo che entrano in questa Corso Mazzini che citava Giovanni e chiaramente creano delle grosse difficoltà. Noi non vorremmo più che passassero da Corso Mazzini, con noi non passeranno più da Corso Mazzini, andranno direttamente in questa area ad Alega subito dopo Ruta e che con un servizio di navetta le persone potranno, i turisti potranno essere portati a Camogli. Quindi parcheggio sì, andremo avanti in questo progetto già strutturato, sarà molto difficile provare a ridimensionarlo perché è un progetto approvato in ogni sede, proveremo a ridistribuire gli spazi interni. La ringrazio. Francesco Olivari. Sì, la problematica dei parcheggi è uno dei problemi più grandi un po' di tutte le cittadine della costa Ligure, un po' per la conformazione del territorio e quindi è difficile individuare delle aree dove poter realizzare dei parcheggi, anche perché ci sono dei vincoli che impediscono di realizzarli ovunque. Per cui è stato approvato questo piano particolareggiato dello scalo ferroviario, che prevede, oltre alla realizzazione di box interrati e la realizzazione di posti auto a rotazione interrati, anche la riqualificazione superficiale di tutta l'area prospiciente il teatro sociale. Per cui l'area verde verrà quintuplicata come superficie, si passerà da 750 a 3500 metri quadrati, verrà pedonalizzata la piazza, quindi riqualificata davanti al teatro sociale, verrà lastricata e pedonalizzata. Quindi un valore aggiunto oltre alla realizzazione dei posti per le auto in sotterraneo. Grazie. Giuseppe Pippo Maggioni. Questo sono d'accordo con Olivari, è un problema che affligge ahimè un po' tutta la nostra costa. Io qualche giorno fa ero a Santa Margherita, devo dire che mi sono trovato più o meno nella situazione che descriveva Pompei, poi fortunatamente si è manifestato un posto libero e allora ho evitato di andarmene. Certamente non è che ci possiamo accontentare di un malcomune mezzo gaudio e non andare oltre. Per quanto attiene la nostra città, si potrebbe fare la storia delle occasioni perse in passato, credo che non ne abbiamo il tempo e forse non sia neanche granché interessante. Oggi c'è in campo un progetto, lo diceva Olivari, che è quello dello scalo ferroviario, già in fase molto avanzata, che prevede la realizzazione di due blocchi di parcheggi, uno di box e uno di posti a rotazione. Io credo che sia giusto anche realizzare i box per dare una risposta a un comitato di cittadini numeroso, importante, che si è costituito ormai da parecchi anni, direi più di un decennio, nonostante tutte le traversie che ricordava anche Cicchiero, che ci sono state resiste e continuo a pensare che sia importante poter avere un box. Credo allo stesso, anche perché questo poi comunque si rifletterebbe, io credo, in un miglioramento complessivo della struttura del traffico cittadino. Credo che sia altrettanto importante creare finalmente un polo parcheggio e rotazione significativo. Quello che immaginiamo in quell'area lì è significativo perché dovremmo realizzare circa 300 posti interrati. Certo non sarà la risposta risolutiva, però sarà una risposta importante anche a quel problema che segnalava Cicchiero, cioè le persone che prenotano, arrivano, non trovano posto e se ne vanno. Mi pare importante sottolineare che non si tratta semplicemente di realizzare dei posti auto interrati, ma si tratta e si è immaginata una riqualificazione complessiva di tutta quell'area, a maggior ragione importante visto il successo che sta avendo il teatro, che è stato ormai da un po' di mesi riaperto, direi, e ha avuto una notevole affluenza e un notevole interesse da parte del pubblico, non soltanto camogliese. Creare un'area verde molto più ampia dell'attuale, pedonalizzare e lastricare la piazza, tutto questo va appunto nel senso di una riqualificazione. Non mi dimenticherei una cosa, e cioè la possibilità, una volta realizzato questo progetto, di
riservare i posti a raso ai residenti, quindi anche sotto questo profilo creare un miglioramento complessivo della viabilità e del parcheggio, e poi secondo me l'effetto finale sarà quello di una viabilità più scorrevole, cioè finiranno queste code di macchine che si infilano nel nostro centro cittadino, sostano in Piazza del Teatro, spesso con i motori accesi, disturbando un po' tutti, creando malumore in loro stessi perché poi le attese sono molto lunghe. Si potrà finalmente programmare l'arrivo e la sosta nella nostra città con minori disagi per tutti, i residenti e gli ospiti. La ringrazio, siamo a un'ulteriore domanda. Posso e fare inizia Claudio. Agganciarmi dopo? Sì, certo, certo. Ora inizia un'altra domanda da lei e quindi poi la replica l'avrà. Se lo... Decremento degli abitanti. Mi ha colpito molto in un servizio televisivo di qualche giorno fa un abitante di Camogli che diceva siamo sempre meno. La politica per attrarre le famiglie, per riportare i giovani a Camogli, per attirare magari quegli anziani che potrebbero a Camogli passare il periodo invernale. Okay, comincio io? Prego. Prego. Sì. Okay. È un dato che all'inizio di questa mia percorso, di questo mio percorso politico ho sicuramente tenuto in considerazione ed è stato uno di quelli che mi ha fatto più riflettere. Negli ultimi, dal 2003 al 2016, dato Istat, abbiamo perso a Camogli circa 432 persone, su una popolazione di 5.500, quindi un dato veramente significativo. Per invertire questo trend, secondo me, è necessario rivalorizzare il paese, sfruttando meglio le potenzialità, ma come? Attivando, o meglio, riattivando quel ciclo economico che oggi a Camogli si sta perdendo. Se non abbiamo le occasioni di lavoro, se non abbiamo le occasioni di produrre reddito, ovviamente non ci sono le condizioni per tornare a abitare a Camogli. Dove sta bene un turista? Sicuramente sta molto meglio un residente, perché aumenteranno i servizi, aumenterà anche la qualità della vita, fermeranno più treni, il paese sarà più importante. Quindi sì alla residenzialità, che dovrà però partire da uno sviluppo economico. Si incentiveranno i commercianti, magari con riducendo la pressione fiscale su chi affitterà a prezzi cambiati. Si organizzeranno manifestazioni o eventi collegandosi le varie associazioni tutto l'anno, destagionalizzando. Si proveranno a portare a Camogli quei turisti di qualità che necessitano per una rivitalizzazione del paese, ad esempio con mini crociere da marzo a ottobre, come altre città del nostro Levante stanno facendo. Valorizzando quelle strutture, come ad esempio il Castel Dragone, che potrebbe essere centro di esposizione, ma anche posto dove fare matrimoni civili, in modo tale da creare sempre un motivo per venire a Camogli. Secondo noi, per centrare la mission di cui lei ci stava parlando, è proprio questo, creare, ognuno per la sua parte, tutti i motivi e le occasioni e creare un substrato per poter venire sempre in maggior numero a Camogli. Le opere strutturali di cui prima si parlava sono chiaramente una priorità e una condizione senza la quale non si può, appunto, dalle quali non si può prescindere. Francesco Olivari. Sì. Il problema demografico è un problema effettivamente che esiste, però il grosso del calo demografico è avvenuto nei decenni passati. Se noi andiamo a analizzare, a scorporare un po' i dati di questa decrescita, vediamo che il saldo negativo è dato principalmente dalla differenza tra i morti e i nati, ovviamente. Però se andiamo a guardare il saldo tra gli arrivi, tra le migrazioni e le migrazioni, vediamo che è a favore delle persone che vengono a vivere a Camogli nei confronti di quelli che se ne vanno, e questo può essere già un primo dato confortante. Ovviamente bisogna mettere in atto una serie di iniziative per far sì che la gente continui ad arrivare a vivere a Camogli. La qualità della vita a Camogli è già buona, bisogna però individuare degli incentivi per far sì che le persone vengano, principalmente attivando dei bandi a favore delle giovani coppie che hanno un legame con Camogli, nel senso che o sono nata a Camogli o hanno un genitore, dei genitori a Camogli, dei parenti a Camogli. Questi bandi si possono prevedere e dare degli incentivi a favore delle locazioni, che a Camogli sono comunque importanti. Altre misure si possono dare degli incentivi come il bonus bebè o facilitare la vita anche alle mamme che hanno figli piccoli, riservando degli spazi di parcheggio in centro a Camogli o in periferia. La ringrazio. Pippo Maggioni.
Allora, la domanda fosse la residenzialità, anche se poi forse un po'... Sì, anche il decremento, come, del, sì, il decremento demografico, e del quindi, demografico, anche se poi un po', come dire, scivolata nel turismo, però mi atterrei a questo. Come si fa ad aumentare la popolazione? Esatto. Ma io credo che si faccia attraverso strumenti di sistema. Partendo da questo presupposto che la gente, l'ho già detto in qualche altra occasione, va a vivere dove? Dove c'è una buona qualità della vita, dove ci sono delle opportunità di lavoro, dove ci sono delle condizioni, diciamo, in senso lato fiscali favorevoli. Ecco, mi pare che questi siano i tre elementi sui quali l'amministrazione possa e debba agire per cercare di portare gente, più gente, a vivere a Camogli. Miglioramento della qualità della vita significa evidentemente intervenire non soltanto sull'assetto urbanistico ma sui servizi. Questo è già stato fatto ancora nei mandati in cui io fui sindaco, certamente non basta, bisogna andare avanti, è un processo che va ulteriorizzato e credo che ci sia tutta la volontà di farlo in tutti gli aspetti in cui questo possa essere utile. Credo che la sfida vera sia creare opportunità di lavoro, quelle opportunità di lavoro che da tanto tempo a Camogli si sollecitano e che però fin qui non si sono manifestate, perlomeno sono manifestate in maniera importante. Credo che si debba partire da quelle che sono le risorse della nostra città, e quindi sicuramente il porto, che ritengo assolutamente sottoutilizzato e rispetto al quale debbono essere fatti interventi infrastrutturali che consentano di creare opportunità più significative ed importanti. Penso in particolare alla possibilità di rendere fruibile l'avamporto tutto l'anno con tutta una serie di opportunità che si potrebbero aprire, per esempio in termini di transito, che oggi è di fatto inesistente nella nostra città. Certamente la spiaggia e certamente anche questo connubio cultura-ambiente, quindi il teatro che funziona, le manifestazioni collaterali, il parco nazionale che ci auguriamo presto possa vedere la luce, che può sicuramente essere il substrato dove andare ad innestare opportunità lavorative nuove che possono richiamare quei giovani di cui si parlava prima e di cui tutti quanti vorremmo vedere una maggiore presenza nella nostra città. La ringrazio. Giovanni Cicchero. La domanda più importante è il punto centrale di un'azione amministrativa, è il primo nostro punto. Abbiamo aperto il programma con Camogli in fasce per dire che noi vorremmo avere tanti nuovi bambini a Camogli. È l'aspetto fondamentale, l'abbiamo messo anche nella copertina. Oggi abbiamo 20 bambini nella prima elementare. Da 3 anni abbiamo solo 20 bambini nella prima elementare, abbiamo una sola sezione e l'anno prossimo ci troveremo nella stessa condizione. Questo significa che abbiamo fallito nelle politiche, sono state promesse, io ho preso il progetto, lista progetto insieme, sempre di Olivari e Maggioni di 5 anni fa, dove veniva messa anche qua le agevolazioni per le famiglie, per chi affitta residenti, eccetera, eccetera. Sono stato 5 anni in consiglio comunale, dall'inizio ho cercato di stimolare questo tipo di politiche. Vi assicuro che non è stato fatto quasi nulla. È il punto fondamentale. Camogli muore, è necessario, perché se non ci sono i bambini, se non ci sono le persone, non ci saranno più i servizi. Questo ricade non solo sui commercianti, ma ricade anche sui professionisti. Lo dico per i medici, diventeranno inutili i commercialisti, gli avvocati. Abbiamo difficoltà ad avere i negozi, dalla cartoleria ad altri servizi mancano. Non è un caso che la signora intervistata dicesse questo. Noi abbiamo studiato, cioè ci siamo anche impegnati su queste cose qua, oltre a proporle in consiglio comunale. Abbiamo studiato, abbiamo visto che alcuni comuni hanno saputo invertire la crisi demografica. Come l'hanno fatto? L'hanno fatto con delle politiche spinte, investendo ovviamente su favorire le locazioni per le giovani coppie, cose che noi abbiamo messo, per favorire e garantire eventuali mutui per le giovani coppie, per favorire le mamme che avranno dei bambini, i camoglini, abbiamo messo richiamando il nostro nome, e cercando quindi di agevolare in qualsiasi modo le famiglie, perché le famiglie sono anche, diciamo, danno lo spirito anche di quel patto generazionale che permette anche di curare meglio gli anziani. Abbiamo anche una proposta sulle famiglie e su questo, perché ad esempio con la mensa scolastica in loco si può anche garantire un pasto caldo a qualche anziano che può avere difficoltà, quindi creando un circuito virtuoso. Diciamo che è il punto fondamentale. Le promesse degli amministratori attuali sono state vane,
non credo il punto di vista filosofico che abbiamo noi, il punto primo, imprescindibile, quello su cui porteremo tutti gli sforzi, sarà questo. Ci sono i comuni che l'hanno fatto, cito Castelnuovo Garda, che è passato in 10 anni da 8.000 a 13.000 abitanti, un dato eclatante. Questo riverbera ovviamente su tutti i servizi, bisognerà prevedere anche una scuola, bisognerà prevedere quindi tutti i servizi, ma questo è possibile solo investendo, curando e studiando queste pratiche. Grazie. A lei, ripartiamo da Francesco Olivari e la domanda è sul territorio. Salvaguardia e sviluppo naturalmente necessitano innanzitutto di un'attenta programmazione. Come si orienta in questo settore? Sì, noi abbiamo proprio un valore elevato per quanto riguarda l'eccellenza del nostro territorio. Siamo compresi all'interno di due parchi, il Parco Regionale di Portofino, che è stato trasformato con un decreto a fine dicembre in Parco Nazionale, e l'area marina protetta, che verrà unita a questo Parco Nazionale, che ovviamente bisogna far partire. Quindi anche questa è una delle nuove priorità da tenere in agenda. Abbiamo un territorio molto, molto difficile, molto fragile. Basta pensare alla falesia che da Punta Chiappa porta Camogli. Lì siamo già intervenuti con 3 interventi di messa in sicurezza del fronte roccioso con finanziamenti extracomunali. Abbiamo poi un altro progetto molto importante sulla mitigazione del rischio idrogeomorfologico a San Fruttuoso. Questa può essere anche identificata come una buona pratica, perché siamo intervenuti in collaborazione sia con l'ente parco di Portofino sia con un soggetto privato, il FAI, che è proprietario dell'abbazia di San Fruttuoso. E anche qua abbiamo attivato importanti finanziamenti regionali e prossimamente partiranno i primi lotti di lavoro. Poi non possiamo dimenticarci il nostro porto, anche qua abbiamo già dei progetti finanziati e appaltati con una diga soffolta a protezione del molo napoleonico, 1.200.000 euro di finanziamenti extracomunali. Il nostro porto dovrà essere comunque messo in sicurezza anche nella parte interna, si può prevedere un banchinamento della parte esterna del molo per diciamo, facilitare gli attracchi delle barche in transito. Poi la nostra spiaggia, anche qua bisogna prevedere rifacimenti periodici e opere di protezione a mare. La ringrazio. Pippo Maggioni. Le tutele salvaguardia del territorio credo non possano non essere obiettivi di qualsiasi amministrazione, specialmente se parliamo di Camogli, che è un po' il gioiello, uno dei gioielli incastonati nel monte di Portofino, proprio perché gioiello fragile in tante sue parti. Credo che ci si debba muovere secondo due linee guida fondamentalmente. La prima è quella di una programmazione che sia sempre attenta a coniugare le possibilità e opportunità di sviluppo con una esigenza forte di salvaguardia del territorio. Quindi si possono evidentemente immaginare interventi anche importanti, però si deve sempre parametrarli a quella che è la possibilità di riceverli del nostro territorio. L'altra linea guida è quella di intensificare i rapporti, direi, di collaborazione oggi con i parchi, domani con il Parco Nazionale e con tutte quelle realtà che comunque rappresentano presidi del territorio, penso per esempio al FAI a San Fruttuoso, e insieme con loro immaginare interventi dove ci sono situazioni di sofferenza. Tra l'altro questo tipo di intervenire secondo una modalità, direi, concertata riesce spesso anche ad attrarre finanziamenti che altrimenti si perderebbero e che invece per noi, per tutelare il nostro territorio, sono importantissimi. La ringrazio. Claudio Pompei. Chiedo scusa, Giovanni Cicchero, mi scusa. Allora, un dato storico anche ci richiama dell'impegno dei nostri nonni e dei nostri genitori, perché con legge dello Stato, tuttora in vigore, la tutela della costa e della parte di San Rocco e della Bortola avviene a spese dello Stato. È una legge tuttora in vigore. Ci sono stati importanti interventi. Noi anche su questo, ovviamente, al di là ovviamente della valorizzazione del monte di Portofino, secondo noi un elemento sottovalutato, molto sottovalutato e molto poco utilizzato. Basti pensare
a cosa avviene alle Cinque Terre. Abbiamo un modello molto vicino e non abbiamo saputo copiarlo. Ma uno degli interventi secondo noi necessario e fondamentale è quello dell'intervento ad esempio sulla spiaggia. In questi anni non è stato mai fatto nulla per la difesa della spiaggia e ogni mareggiata abbiamo dei gravissimi problemi che sono anche poi per i danni che avvengono alle strutture demaniali, che sono strutture comunali. Quindi rischiamo anche di pagare parecchio per questa noncuranza. E quindi abbiamo spesso richiamato e caldeggiato interventi per la tutela e la difesa della spiaggia, con l'inserimento ovviamente di opere quali i pennelli, che sono sempre esistiti e storicamente sono stati in grado di proteggere la nostra spiaggia, ma anche occorrendo con lo studio di una diga soffolta. E questo anche, a maggior ragione, può essere fatto per la difesa del porto e del molo e della nostra costa. Tutela del territorio che va fatta anche sapendolo utilizzare bene. Tante volte ci siamo chiesti anche perché a San Fruttuoso rischiamo di poter far arrivare in contemporanea 500-600 persone con questi mega battelli che arrivano e scaricano persone. Bisogna avere rispetto anche per i nostri luoghi e questo è una cosa fondamentale. Quindi è tutto un progetto che deve essere esaminato e ci sono appunto le idee che ho chiarito e ho esposto. Grazie. Grazie a lei. Claudio Pompei. Mi sono piaciute due parole di Orivari e Maggioni, fragilità e gioiello, ed è su queste due parole che dopo deve vertere tutta l'azione. Fragile perché abbiamo bisogno di una difesa del territorio importante, la spiaggia deve essere difesa, deve essere adesso custodita attraverso opere prioritarie, ad esempio anche di messa in sicurezza di alcuni moli, di un molo, e tolti quegli scogli che le varie mareggiate hanno sparso per tutto il litorale. Sicuramente deve essere difesa con strumenti come le dighe di cui si parlava prima. Il monte diventerà ente parco, ma allora il comune cosa può fare? Può creare quelle porte, migliorare quelle porte che sono San Rocco e Ruta, che oggi secondo me sono sottovalorizzate, non sono sviluppate in modo corretto. Quindi rivedere i parcheggi anche nella zona di San Rocco, oltre che quel progetto di cui accennavo prima, Alega, dove lì si potrebbe, con degli allargamenti opportuni, creare anche un'area camper, intercettando anche un'altra fascia di turismo. Camogli va custodita e protetta, però gli interventi vanno fatti e quando si citava ad esempio anche il porto, negli anni ci si è mossi in questa direzione, ma poi opere anche importanti, ad esempio un molo da 45 metri, è stato poi ridimensionato, pur avendo dei finanziamenti, a 22. Noi in questa direzione sicuramente sul porto dobbiamo investire, dobbiamo valorizzare giustamente anche quest'area perché è un'area motrice, di motore del nostro paese. Quindi sicuramente una programmazione che poi potrà permettere di avere anche finanziamenti dalla comunità europea, noi dobbiamo muoverci in quest'ottica qua, tutelare il territorio ma creare appunto quelle condizioni per viverlo al meglio e valorizzarlo al meglio. Grazie, se siete d'accordo riprendiamo il giro da come abbiamo iniziato, quindi da Pippo Maggioni e Matteo. Farei una divagazione su un aspetto culturale che mi ha sempre interessato molto. Qualche settimana fa, forse anche meno, è stato presentato il prossimo Festival della Comunicazione. Credo che la visibilità che questo evento ha dato a Camogli sia una visibilità importante, con personaggi di grande spessore che in questi anni hanno affollato i tantissimi eventi organizzati. Nel vostro modus operandi sarà un evento che manterrà lo stesso posizionamento, ci sarà un ulteriore aumento della visibilità e quindi degli introiti, degli investimenti, oppure una riduzione per destinare queste risorse ad altre iniziative? Ma io lo dicevo prima, quindi non faccio altro che ripetermi, credo che ambiente e cultura possano e debbano sicuramente essere uno dei motori di sviluppo della nostra città.
insieme certamente alla valorizzazione di altre realtà, per esempio il porto. È chiaro che se si pensa nei termini che dicevo prima, bisogna non soltanto cercare di consolidare quello che è stato fatto fino qua, e affiancherei al Festival della Comunicazione, forse sottolineerei anche in maniera importante il recupero del nostro teatro, perché credo che da lì abbia preso le mosse l'idea forte di rendere Camogli punto di riferimento culturale di un'area che non è soltanto il Golfo Paradiso, ma molto più ampia, speriamo possa ampliarsi ancora. E credo che a questo importantissimo recupero, che non è soltanto strutturale, ma è di prospettive, di futuro, debbano affiancarsi e che lo si debba alimentare con manifestazioni sempre più importanti. Quindi il Festival della Comunicazione è una, ha avuto e dà una grande risonanza, ci fa piacere l'abbia, sicuramente va portata avanti e migliorata, resa ancora più efficace ed importante. C'è il Mare Festival, che ne è un'altra manifestazione che ha una spiccata connotazione culturale legata al nostro territorio. Credo che se ne possano immaginare altre, credo che si debba sempre più indurre nei nostri ospiti e in chi anche soltanto ci legge sui giornali l'idea di Camogli come centro culturale importante, vorrei dire, a livello nazionale. La ringrazio. E quindi Giovanni Cicchiere. Il Festival della Comunicazione è una vetrina importantissima per Camogli, di carattere internazionale. Voglio essere chiaro, va implementato, va arricchito di nuovi contenuti e anche di diverse opinioni. Colgo però, come ho colto in questi 5 anni, alcune contraddizioni. E le dico, mi sono battuto perché con tutte le risorse che arrivano a Camogli in quel periodo lì si potesse trarre qualcosa a fine stagione, a fine manifestazione, per dire il Festival della Comunicazione ha portato un nuovo servizio, un arredo urbano, un nuovo bagno funzionante, un qualcosa che rimanesse alla città, che ci fosse anche l'anno seguente, ma che fosse un importante dono anche ai cittadini. Un'altra contraddizione è quella, ad esempio, del team, che è lo sponsor, uno degli sponsor del Festival della Comunicazione. Arriva a Camogli, noi comune paghiamo oltre 6.000 euro per avere le linee ultraveloci per quella settimana, vanno via e ci lasciano nello stesso palazzo comunale dove hanno impiantato questi apparecchi, senza una ADSL funzionante per la nostra scuola. I nostri ragazzi che hanno fatto l'Invalsi sono dovuti entrare a gruppi di 10 in un esame, una cosa indicibile, però ormai l'abbiamo detta, perché altrimenti la comunicazione cadeva e non potevano collegarsi tutti insieme. Questo è il compito dell'amministrazione. Dove ha mancato l'amministrazione? In queste cose. Nel rendere il Festival della Comunicazione un qualcosa che arricchisca anche materialmente il nostro paese. Lo arricchisce di contenuti, come ho detto prima, è necessario mantenerlo e farlo, ma deve essere necessario anche avere occhio e attenzione per queste cose. Ed è per questo che ovviamente io ho fatto notare queste cose, l'amministrazione uscente non è riuscita a farla e credo che sia una grave pecca. Grazie. A lei, Claudio Pompei. Festival della Comunicazione, non ho nessun problema a fare i complimenti all'amministrazione uscente per l'intuizione che ha avuto 5 anni fa, sono stati bravi anche a portarla avanti, forse, perché oggi il Festival della Comunicazione lo agganciamo alla festa più importante di Recco, l'8 settembre. Io questa scelta, sinceramente non so il motivo di questa scelta, però credo che siamo partiti molto bene col Festival, dobbiamo crederci, dobbiamo fare investimenti sul Festival della Comunicazione, magari inserire altri contenuti, fare molta promozione turistica sul Festival e puntarci, quindi spostandolo di periodo, in modo da capire veramente la valenza di questo Festival a 5 anni dalla sua nascita. Il Festival è sicuramente da ricollegare anche un discorso teatro, come prima aveva accennato Pippo Maggioni, e le due cose sono veramente in simbiosi, perché anche l'offerta culturale del teatro deve essere implementata, migliorata e stimolata ancora di più. Rimanendo sul Festival, è una di quelle tante manifestazioni che spero che sia sempre di successo e su cui noi ci impegneremo moltissimo affinché lo sia ancora di più, che possono portare in un periodo anche di media bassa stagione
tante persone a Camogli a fermarsi, a consumare e soprattutto a conoscere Camogli anche in un altro modo, attraverso la cultura. Quindi noi saremo assolutamente convinti di andare avanti in questa direzione ancora più di prima. Francesco Olivari. Sì, il Festival della Comunicazione è stata una scommessa vinta. Ho creduto in questa manifestazione sin dall'inizio, infatti la inserì nel 2013 nel programma elettorale. Arrivata la quinta edizione, si è affermata come una delle manifestazioni, dei festival più importanti a livello nazionale. Può ancora crescere, infatti stiamo già ideando possibili giornate lungo tutto l'arco dell'anno collegate al festival. Da quest'anno c'è una sinergia forte col teatro sociale, che è stato appunto riaperto alla fine del 2016. E abbiamo fatto anche degli studi sul valore economico che porta questo festival a Camogli. Abbiamo visto che con tutte le coperture dei media, per avere una risonanza di questo tipo bisognerebbe spendere circa 1,5 milioni di euro. Per cui molto importante, i finanziamenti sono quasi tutti derivanti da sponsor. Non è vero che non si realizza niente a Camogli, ogni anno si riqualifica un pezzo e qualcosa comunque rimane. Per quanto riguarda l'ipotetico spostamento di questa manifestazione, credo che sia molto difficile. Noi l'abbiamo pensato il secondo weekend di settembre e qualche anno coincide con la festa di Recco, però purtroppo diciamo che in altri periodi si sovrapporrebbe ad altre manifestazioni festivaliere dell'Italia, soprattutto del nord Italia, e poi molti ospiti non sarebbero disponibili ad esempio ad anticipare, perché saremo in un periodo prettamente estivo, quindi di vacanza. La ringrazio e ripartendo da Giovanni Cichero, dico bene, correggetemi se sbaglio il giro, brucio la domanda che avevo preparato e ne faccio un'altra in funzione di quello che stavate dicendo ora. Rapporti con il territorio, con le altre amministrazioni, fare rete, che tipo di progettualità avete in questo senso? Allora, io ricordo un'interpellanza per me molto interessante sull'utilizzo di un terreno che noi abbiamo nel comune di Recco, un terreno praticamente non utilizzato, dove vicino alla palestra del comune di Recco, dove a mio modo di vedere era possibile studiare e realizzare una nuova palestra comprensoriale, una palestra con parcheggi che fosse gestita da entrambi i comuni. Proposta fatta, ovviamente mi è stato negato qualsiasi potenziale sviluppo di questa idea. Stessa cosa deve essere fatta per la piscina comunale, poiché il bacino di utenza del nostro comune non è in grado di rendere quel servizio economicamente utile, e quindi va fatto con gli altri. Va fatto con gli altri anche tutta l'indicazione dei percorsi e lo studio e la pubblicità degli itinerari del Monte di Portofino. L'ho detto prima, è una cosa fondamentale, le Cinque Terre ci insegnano, bisogna fare ovviamente sinergia con gli altri territori. Lo stiamo facendo con la scuola, obbligati a farlo, lo faremo con la spazzatura, un tasto molto dolente per il nostro comune, poiché non siamo in tutti questi anni, nonostante gli obblighi di legge, riusciti ad arrivare al minimo previsto dalla legge. E quindi, mentre gli altri comuni vicini riescono a farlo, c'è da domandarsi queste cose. Questo ci costa, costa ai cittadini, è una fonte ovviamente di esborso da parte dei cittadini. E qua c'è una responsabilità di nuovo dell'amministrazione nel non aver curato queste cose. C'è ovviamente il teatro che viene gestito anche con la collaborazione dei comuni limitrofi, anzi questo dovrebbe essere esteso al Golfo del Tigullio. Il Monte di Portofino, lo dico sempre, deve unire, non separare. Noi camoglini l'abbiamo sempre visto come una separazione, questo beato monte, invece è un'unione che ci deve unire a Rapallo e Santa Margherita. Quante persone potrebbero fruire del teatro in più se si facesse un'adeguata pubblicità, se si cercasse appunto di pubblicizzare le cose? Ci sono tante cose da fare insieme agli altri comuni, noi ogni tanto ne diciamo qualcuna, stasera ho detto queste ma mi fermo. Grazie. Problemi di tempo. Ah, sì, ne abbiamo e adesso poi concorderemo strada facendo, una velocità diversa. Claudio Pompei. Sì, sinergia è una delle parole chiave della nostra futura azione di governo, se saremo noi ad amministrare, anche sui servizi sociali. A oggi un comune, credo che non, piccolo come Camogli, non sia in grado di supportare anche le varie richieste
che afferiscono alla struttura, soddisfandolo nel miglior modo possibile. Quindi un'interazione fra i vari comuni, sicuramente Camogli-Recco per la vicinanza e per la possibilità di condividere strutture e personale, ma allargato il più possibile anche ai comuni del Golfo Paradiso, secondo me potrebbe essere una buona risposta a tante esigenze. Ovviamente la collaborazione sia a livello di piscina che a livello di teatro. Piscina, sarò brevissimo. Oggi la piscina ha bisogno di grossi interventi strutturali, ma ha bisogno anche di quel bacino d'utenza che sarebbero almeno 50.000 persone, in tutto il Golfo Paradiso siamo 32.000, per avere una sua piena compatibilità e sostenibilità economica. E allora in questo momento secondo me è importante anche gestire bene lo spazio acqua. Quindi o la previsione di una seconda piccola vasca dove poter fare tutte le varie attività che vengono dette commerciali, quindi non nuoto e pallanuoto, oppure appoggiarsi alla piscina di Recco, che anche Recco in questo momento sta vivendo dei problemi con la piscina, e creare una sinergia sportiva. La sinergia sul teatro è già in atto, in quanto Camogli e Recco sono dentro partnership di questa fondazione, partner importanti. Si può anche ottimizzare chiaramente questa loro unione attraverso una migliore promozione sul teatro. La ringrazio. Francesco Olivari. Sì, in realtà avvengono già queste collaborazioni con le altre amministrazioni. Voglio solo citare ad esempio la collaborazione in tema ambientale dei due parchi con le amministrazioni di Santa Margherita e Portofino. È da decenni che si lavora assieme su progetti condivisi. Per quanto riguarda invece altri settori come i servizi sociali, esistono già collaborazioni con i comuni del Golfo Paradiso attraverso il distretto sociosanitario, in particolare col comune di Sori, di Pieve e di Uscio abbiamo portato avanti il progetto comprensoriale dello SPRAR, quello sull'accoglienza. Poi non possiamo non ricordare la collaborazione col comune di Recco sulla gestione del teatro, che sicuramente dovrà coinvolgere anche altre amministrazioni su questo tema. Grazie. Pippo Maggioni. È una domanda che ha già in sé la risposta, io credo che non si possa prescinderne, nel senso che sia necessario evidentemente confrontarsi, rapportarsi e trovare momenti di condivisione e di costruzione insieme con i comuni limitrofi. Io questa cosa l'ho sperimentata, direi in maniera importante ed efficace, quando venne costituita l'area marina. Fu proprio grazie alla collaborazione che allora si creò e si determinò tra i comuni di Portofino, Santa Margherita e Camogli che si riuscì a rendere l'area marina un qualcosa che in un primo tempo era fortemente inviso il territorio, invece alla fine fortemente integrato nel territorio. Ecco, credo che quella sia un'esperienza da ripetere, da proseguire, da intensificare, andando ad individuare i temi rispetto ai quali poi questa collaborazione è sempre possibile, perché non dobbiamo neanche dimenticare che i territori nostri, i nostri vicini sono anche molto diversi, sia morfologicamente, sia quanto a realtà insediative, sia quanto ad esigenze, quindi quella collaborazione che alle volte sembra, come dire, scontata sulla carta, poi se si passa alla fase dell'approfondimento si rivela molto più problematica. Questo però naturalmente non ci deve far desistere dal ricercarla e provare comunque ad attuarla. Io la ringrazio. Dunque, terminando questo giro, direi che abbiamo giusto il tempo per un appello al volo e sostanzialmente una piccola replica, se l'avete, sugli argomenti che avete illustrato. Siete d'accordo? Possiamo agire in questo modo? Per cui ci sono repliche, lo chiedo immediatamente. Prego. Sul parcheggio si è parlato di due lotti. Io sono molto più spostato a fare adesso molti più garage, dando sempre molti più posti auto, dando comunque sempre una compatibilità economica all'azienda facendo garage e garantendo le prenotazioni che oggi ci sono, perché tutto il pacchetto che è stato descritto oggi, cioè parte privata 225 garage più parte pubblica con 300 posti auto rotazione, i Camoglini avrebbero i posti auto rotazione fra 6-7 anni, 8 anni, per la realizzazione totale di tutta l'opera. Io vorrei che fra 3 anni e mezzo si potesse già usufruire di quell'area nel modo migliore per Camogli. Oliverio voleva controbattere? No, forse i tempi previsti non sono quelli che ha detto il collega Pompei, però lasciamo così. Prego. Io vorrei aggiungere questo, cioè
Oggi stiamo permettendo col contratto in essere al privato di fare una speculazione edilizia sostanzialmente in una zona determinata. La zona che avanzerebbe in proprietà del comune potrebbe essere utilizzabile solo molti anni dopo, o forse mai, perché richiederebbe poi una cantierizzazione molto complessa, poiché non ci sono più gli spazi, e anche un investimento importante da parte del comune, una cosa quindi molto ma molto difficile. Quindi sostanzialmente oggi abbiamo regalato al privato la possibilità di fare dei box in un'area che prima era di tutti. Grazie. Tipo Maggioni ha da dire? Devo dire una cosa anch'io. No, non è... questo. No, io la dico volentieri, cioè io credo che quando si buttano lì delle parolone, no? Speculazione, che poi per carità anche in una trasmissione televisiva suonano anche bene, non sono ad effetto, bisognerebbe forse, lo dico con molto garbo, meditarle un attimo. Cioè io ricorderei, così soltanto per provare a inquadrare un po' di più la questione, che il privato comunque ha versato nelle casse comunali in questo quadro circa 2 milioni di euro. E tanto questo è un dato oggettivo. In che cosa poi debba consistere o consisterebbe questa speculazione non saprei, nel senso che intanto aspetterei di capire qual è il prezzo di vendita di questi box e quali sono i costi di realizzazione. Ecco, poi con questi numeri in mano proverei magari a riordinare un po' le idee e anche, come dire, le valutazioni. Ecco, poi non andrei oltre perché credo che di questa cosa se ne è parlato tantissimo, sì. Forse troppo, forse a sproposito. Adesso finalmente siamo prossimi all'inizio, credo che sia allora, una risorsa per la città. L'aggancio direttamente con l'appello al voto. Però almeno me lo faccio fare per ultimo, ho fatto la presentazione per primo. Sì, sì. Ha ragione. Allora mi tocca farla partire per primo. Si porta anche, come dire, il bagaglio della precedente amministrazione, quindi forse va bene, giusto? Sì. Ha ragione, mi ha fatto notare una cosa assolutamente. Sì, sì, ma credo che iniziare per primo e per ultimo, poi non cambi un po' poco. Perché... Allora, noi chiediamo il voto ai nostri concittadini per proseguire l'attività amministrativa che abbiamo intrapreso in questi 5 anni, dove comunque sono stati conseguiti dei risultati importanti. Ricordo, ma l'ho già fatto prima, le riaperture del teatro sociale, abbiamo citato il Festival della Comunicazione, abbiamo ottenuto per la prima volta, e questo è già il secondo anno, la bandiera blu, che comunque è un riconoscimento sia sui parametri ambientali, di educazione ambientale, sulla raccolta differenziata, dove comunque in 5 anni siamo passati, abbiamo incrementato di 30 punti percentuali e soprattutto, questo in controtendenza di quello che dice il collega, il costo medio della cartella della tassa dei rifiuti è diminuita di circa 100 euro a cartella. Questo è anche un dato significativo. Siamo una squadra rinnovata, dove ci sono comunque alcune persone con esperienza amministrativa, ma tante persone nuove, capaci e preparate. Quindi il mio appello è proprio quello di chiedere di votare anche per il gruppo che siamo riusciti a mettere in campo. E allora a questo punto tocca a lei, dottor Pompei. Bisogna votare Camogli nel cuore e deve essere questo un referendum fra la decisione di continuare sullo stile politico attuale oppure inserirsi in un'ottica di cambiamento. Un'idea di paese nuovo, incentrata sullo sviluppo, formata e portata avanti da una lista rappresentativa a livello civico del territorio, con forti ricongiungimenti e ricollegamenti alla politica regionale, nazionale ed europea. Perché soltanto in questa direzione, con questo soggetto politico nuovo, secondo il nostro punto di vista, si possono portare a realizzazione quei desideri e quelle aspettative che oggi sono priorità per la cittadinanza di Camogli. Quindi votare Camogli nel cuore è un voto sicuramente di speranza ed è un voto di, sicuramente di proiezione nel futuro. Dobbiamo capire da qui a 10 anni che paese vogliamo lasciare ai nostri figli, ai nostri nipoti e ai nostri nonni. La ringrazio. Giovanni Cecchini. Allora, votare Camogli significa votare persone che hanno fatto un'esperienza politica, che hanno qualcosa da dire per il futuro di Camogli. Siamo gli unici che abbiamo messo come punto imprescindibile e fondamentale quello di riportare le famiglie a Camogli, di riportare le persone a Camogli, indicando gli strumenti per farlo. Vogliamo portare almeno 12 nuove famiglie all'anno a Camogli e mantenere quelle che ci sono. Vogliamo sostanzialmente prenderci cura di Camogli.
La differenza con gli altri si è vista, le promesse del 2015, del 2013 sono qua, tante disattese dall'IRPEF, dal fallimento dello scalo ferroviario, dal fallimento di tante opere quali il Fornetto, quali altre situazioni, quali anche la raccolta differenziata che è un buco nell'acqua, è un grave deficit perché non prendiamo i contributi e paghiamo le penalità. Capisco da stasera che anche il candidato Pompei fondamentalmente è uniformato su queste politiche, quindi non c'è differenziazione tra i tre soggetti che qui mi affiancano. E chiedo il voto perché siamo, secondo me, a questo punto l'unica forza in grado di fare qualcosa di bene per Camogli. Abbiamo dimostrato per coerenza e per impegno che possiamo farlo. Grazie. Ale, Pippo Maggio. Se non ci sono differenze non lascerei decidere agli elettori e lo darei come un dato acquisito. Dopodiché devo dire che sono d'accordo con Pompei su una cosa, e cioè occorre una scossa, occorre un nuovo impulso, occorre un nuovo dinamismo. Sicuramente. Quando iniziamo ad amministrare questa città, ormai purtroppo un po' di anni fa, come dire, ci trovammo una città mortificata, ripiegata su se stessa, che forse non credeva neanche nella possibilità di crescere, e credo che riuscimmo a invertire questa tendenza. Non soltanto realizzando opere pubbliche, migliorando i servizi, ma proprio creando un coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni. Ecco, io credo che ripartendo da lì si debba affrontare quel nodo che è rimasto irrisolto in questi anni, cioè quello di, ferme restando le opere pubbliche, ferme restando la qualità dei servizi, quello dello sviluppo produttivo, economico della nostra città. Questo non è avvenuto, lasciamo perdere per colpa di chi o per colpa di che cosa. Questo però deve essere assolutamente fatto, perché sennò tutte le cose che ci siamo detti perdono sostanza e consistenza. Noi crediamo di avere le carte in regola per poterlo determinare, così come determinammo quella, mi permetto di dirlo con una frase un po' pomposa, quella rinascita che allora indubbiamente ci fu e credo ci viene riconosciuta. La ringrazio e ricordando che i candidati a sindaco al comune di Camogli sono 5 e il candidato Samuele Camarda per Carlo Carpi insieme per Camogli non ci ha raggiunti. Ringrazio invece i presenti e lascio la conclusione a Matteo Gepponi. Sì, io mi sento di ringraziare i 4 candidati sindaci per la chiarezza nell'esposizione, ma soprattutto per la grande rigore che hanno dimostrato, per la collaborazione che hanno offerto a Piazza Levante e Antella TV nell'organizzazione di questo dibattito, che nel suo piccolo vuol portare un piccolo tassello a vantaggio degli elettori e degli abitanti di Camogli. Credo che abbiano offerto una pagina molto significativa, molto diretta, molto trasparente, l'obiettivo che ci eravamo prefissi, quindi li ringrazio di cuore per la loro partecipazione e per come si sono rivolti a noi, agli telespettatori e ai lettori di Piazza Levante. Ringrazio anch'io e vi do appuntamento a mercoledì prossimo.